Fatima Elmatuni, Lorenzo Benedetti, Leila Elmatuni, Giulia Tani, Andrea Trombettoni, Giacomo Rossi e Francesca Buia. Sono i 7 studenti tuderti diplomati con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2012-2013 a cui l'imprenditrice Luisa Todini ha consegnato altrettante borse di studio di 1.500 euro l'una intitolate alla figura del padre, l'ingegnere Franco Todini, cavaliere del lavoro. Oggi abbiamo premiato la buona scuola, la scuola eccellente, un'impresa privata che investe sui giovani. Vorrei ricordare che la borsa di studio viene attribuita a chi si iscrive all'università e la Fondazione Franco Todini segue tutto il corso universitario qualora i ragazzi si mantengano nei parametri previsti di merito. Finora sono 282 gli studenti che sono stati premiati e più volte spesso vengo raggiunta da email o da messaggi di ragazzi ormai grandi, ormai adulti che hanno raggiunto degli ottimi livelli professionali, quali mi ringraziano perché attraverso la borsa di studio hanno potuto sviluppare un loro percorso di studio. Abbiamo bisogno di più laureati, abbiamo bisogno di raggiungere obiettivi importanti, di avere almeno il 40% di laureati nella fascia di età inferiore ai 35 anni e quindi lo sforzo anche economico privato di gruppi, di aziende come di Franco Todini significa sostenere ed accompagnare anche queste opportunità. Dal 1986, anno della loro istituzione, le borse di studio Todini vengono assegnate agli studenti più meritevoli dell'ultimo anno di corso degli istituti scolastici di Todi, il liceo classico, scientifico e linguistico Jacopone da Todi, gli istituti tecnici per ragionieri e per geometri Luigi Einaudi, l'istituto tecnico agrario Augusto Ciuffelli e l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato. Un imprenditore che ha avuto un grande ruolo in città, una fondazione che oggi ricorda il suo lavoro, lo fa nel modo migliore, premiando il merito dei giovani, un merito che serve alla città, serve al nostro paese, serve alla comunità. Proprio perché mio padre non aveva avuto modo di studiare sui banchi di scuola, ma soltanto di studiare la scuola della vita e quindi è diventato imprenditore con un grande sforzo, un grande impegno, proprio lui riteneva quanto fosse importante la preparazione. Con la preparazione accademica unita alla preparazione di vita è fondamentale.